Scopriamo insieme cosa c'è di nuovo in questa versione Pro di Xiaomi Mi 5, in questa recensione barra confronto. Un saluto a tutti gli amici di Android World e benvenuti nella recensione di Xiaomi Mi 5 Pro. Abbiamo già recensito Xiaomi Mi 5 e quindi, come ho fatto anche per l'ultima recensione dello Xiaomi, che alla fine era solo una variante Pro di uno smartphone già recensito, ovvero il Redmi 3, sarà una recensione leggermente diversa, ovvero improntata soprattutto al cosa cambia rispetto alla versione normale, quindi non starò a rianalizzare tutto da capo, anche perché soprattutto lo smartphone è quasi del tutto identico. Ma c'è un'altra cosa che cambia fra questo smartphone e quell'altro che vi farò vedere, ve lo descriverò fra un attimo, quindi non è solo mostrarvi cosa cambia con un giga di RAM in più. Nella confezione abbiamo la pellicola, una pellicola aggiuntiva che non sono sicuro che abbia inserito Xiaomi o l'abbia inserita Honor Buy, da cui abbiamo preso questo smartphone, honorbuy.it. Cavo USB micro USB, alimentatore 12 volt 1,5 ampere, come avete visto non è con la presa italiana, ma questo sono sicuro è stata un'aggiunta di Honor Buy. Abbiamo questo piccolissimo adattatore che è molto molto gradito, ci leva sicuramente un pensiero. Allora, questo è il nostro Xiaomi Mi 5 Pro. Rapidamente, le dimensioni, che sono identiche a quelle del Mi 5: 144,6, 69,2, 7,3, 129 grammi di peso, è leggerissimo, dietro è in vetro. La versione in ceramica è solo e soltanto, purtroppo, nella versione nera, che in sostanza è praticamente introvabile, visto che Xiaomi ha una serie di problemi nel realizzarlo. Profilo in metallo, molto bello il profilo in metallo, che è stondato esattamente come il vetro posteriore, quindi continua la sua curva. Lo slot per le due nano SIM, un processore Snapdragon 820 quad core da 2.15 GHz, 4 GB di RAM, e questa è una delle differenze rispetto al modello standard. 128 GB di memoria interna non espandibile, LTE 600 Mbit senza banda 800 MHz, Wi-Fi AC, Bluetooth 4.2, c'è l'NFC, c'è LED notifica, c'è un lettore di impronte fulmineo qui sulla parte frontale, non basta appoggiare il dito ma si deve anche premere per una frazione di secondo qui sul tasto, e come vedete si sblocca. Ve lo faccio vedere nuovamente, la prima volta in realtà avevo levato subito il dito, come vedete lo sblocco è velocissimo, e sulla parte superiore vicino al LED, scusate, vicino a, qui è un po' sporco ma il vantaggio del metallo è che si pulisce in un attimo, accanto al jack audio abbiamo anche la porta ad infrarossi, sotto il connettore Type-C, lo speaker che è questo, si nota anche che c'è un solo foro, e invece quello a destra, scusate, questo è lo speaker, questo è un microfono perché si nota che c'è un solo foro qui accanto. Questo è il tasto con il lettore di impronte digitali, ci sono due piccoli LED quasi invisibili, io non amo moltissimo questa soluzione, ma insomma così è, ci sono due piccoli LED per andare indietro e per aprire invece il multitasking, ok? E abbiamo un display 5.15 pollici IPS 1920x1080 pixel, veramente molto bello, che tra le altre cose supporta il doppio tocco per risvegliare il display, ma essendoci un lettore di impronte non è che serva poi a così tanto. Questo secondo me è già il momento buono per tirare in ballo la versione, l'ho chiamata standard in realtà, ma non è esattamente quella standard. La standard è ancora un'altra versione, questo ha 3 GB di RAM con 64 GB di memoria interna e il processore è la stessa frequenza del Mi 5 Pro. Esiste una versione, chiamiamola scarsa, che poi scarsa non è, passatemi il termine, era soltanto per fare un po' di ironia, con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna e il processore che è sempre uno Snapdragon 820 ma cloccato a 1.8 GHz. Quindi quali sono le differenze fra queste due varianti che io vi sto mostrando? Solo la RAM 4 GB e solo la memoria interna 128 GB di memoria interna. Non è solo questo però, a parte l'interfaccia, la vedete, è diversa, ma perché? Perché ho voluto mostrarvi la potenzialità dei temi, i temi che trovate qui, potete cambiarli veramente a piacimento, ce ne sono una quantità sterminata, io ne ho installati alcuni e ho fatto un po' di prove, ce ne sono veramente di molto molto belli, guardate questi temi, la maggior parte sono gratuiti, anzi nella versione che trovate qua sono tutti gratuiti. Perché? Perché? Perché qui ho installato la versione developer internazionale ufficiale di Xiaomi, quindi non quella del sito italiano della MIUI, non quella della versione europea del forum di Xiaomi, ma quella ufficiale di Xiaomi per il mercato internazionale, quindi mercato internazionale che comprende ovviamente anche l'Italia, anzi non ovviamente perché fino a una manciata di giorni fa l'italiano non c'era, quindi è cascato veramente a fagiolo il fatto che fossi andato proprio ora a provare la versione Pro, che finalmente ha
l'italiano. Non è soltanto una questione di lingua, ma se per esempio andiamo ad aprire il browser, lo vediamo, vedete che non è neanche esattamente uguale dal punto di vista estetico. Ora non guardate la barra della notifica che ha le icone diverse perché ho cambiato tema, ma anche se premiamo il menu, vedete, le impostazioni sono differenti. Se andiamo nelle impostazioni, ci sono impostazioni differenti, insomma, è proprio un firmware pensato per un mercato diverso. Questo lo vediamo appunto anche dal gestore dei temi, che di qua ha menu anche in cinese con la possibilità di acquistare, vedete, contenuti in cinese. Questo smartphone qua comunque ha delle sezioni in italiano, perché? Perché ho installato Morlocale e l'ho configurato per poter mostrare le applicazioni di terze parti in italiano, ma le applicazioni di Xiaomi sono tutte in inglese o alla peggio, come avete visto, in cinese. Vi faccio un altro esempio: se vado ad aprire Security, qui abbiamo l'italiano, qui no, perché? Perché Security è un'app di Xiaomi. Se invece vado per esempio a caricare Google Chrome, vedremo subito che entrambe sono in italiano. Perché? Perché è un'applicazione di terze parti, e quindi con il metodo che vi dicevo prima e che troverete linkato all'interno dell'articolo di questa recensione, di questo confronto, chiamatelo come volete, ci sarà anche il link dove vi spiego appunto tutte queste cose. Tra le altre cose, si è sballato, vedo l'orario, non fateci caso, questo è quello giusto, se siete curiosi di sapere a che ora ho registrato il video. Oltre a questo, un'esperienza d'uso diversa, un sistema più fluido, privo di notifiche. Qui per esempio mi sa che ce n'è giusto una, eccolo qua, in cinese, privo di applicazioni in cinese che ogni tanto riaffiorano, qualche menu magari non proprio tradotto. Diciamo che se questo telefono mi è piaciuto molto, di questo io mi sono innamorato. Eppure non è una questione di 4 GB di RAM, ma di firmware, quindi onestamente mi sarei innamorato anche di questo se avessi installato lo stesso firmware. Qui non l'ho fatto, lo potevo fare, non l'ho fatto solo per mostrarvi le differenze fra i due smartphone. In termini, una curiosità, in termini di RAM, vedete 1.7, 1.9, non c'è così tanta differenza di memoria libera, nonostante la differenza di RAM, 3 GB e 4 GB. Questo in realtà è normale per chi sa come funziona appunto la RAM, ovvero il sistema usa più RAM che può. Questo però dipende un po' da come è gestito. In questo caso non c'è più RAM libera per l'utente finale, ce n'è veramente poca, anzi a volte mi mostra proprio la stessa quantità identica di RAM disponibile. La vera differenza è che c'è un po' di prestazione in più da quanto riguarda il sistema, che riesce ad allocarsi, a tenersi, diciamo tra virgolette, da parte un po' di RAM in più per se stesso. Non sto a farvi girare troppi benchmark, questa volta non starò neanche a fare un test di velocità, perché come vi ho detto veramente non c'è sostanzialmente nessuna differenza. AnTuTu mi ha dato qualche punticino in più sul Mi 5 normale, tutti gli altri benchmark invece mi hanno dato una vittoria del... qui non ho rimesso 3D Mark, ma insomma sull'articolo trovate anche il confronto benchmark. Smartphone un po' scivoloso, lo vedete ogni volta che lo tocco sul piano si muove, meglio tenerli vicini così non si muovono. Per praticamente tutti gli altri benchmark il Mi 5 Pro è risultato vincitore. I benchmark sono soggetti a una serie di questioni un po' particolari, anche rispetto a quanta RAM libera c'è, eccetera eccetera. Un'altra cosa che è cambiata, che nelle impostazioni aggiuntive, che ovviamente vi ribadisco di qua sono in italiano, adesso c'è questo shortcut menu che di qua non ho trovato nonostante abbia aggiornato all'ultima versione, che è questo tastino che posso portare ovunque e che mi serve per eseguire delle gesture. Come sapete, io non sono un gran fan dei tastini flottanti, ma questo somiglia molto a quello di Meizu, che permette di fare cose come... meglio tenerlo in mano perché sennò continua a scivolarmi inutilmente. Questo ci permette di andare indietro, questa gesture ci permette di andare alla home, questo gesture apre invece il multitasking. Nel multitasking tra l'altro il pallino scompare, il pallino non scompare nel blocco schermo, quindi dal blocco schermo posso ribloccare lo schermo così, cosa molto, molto strana, il fatto che invece nel multitasking non c'è. Queste sono le opzioni disponibili, non è una grande differenza, ma volevo comunque mostrarvela. Rimane la modalità bambino, rimane la modalità una mano, rimane l'app sicurezza, ovviamente con la differenza che è tradotta. Ho comunque abilitato nell'app sicurezza e nella gestione dei permessi, sia nei permessi della batteria che nell'avvio automatico, tutte le applicazioni che io ritenevo indispensabili perché mi mandassero le notifiche. Ma la cosa sorprendente è stata che comunque le notifiche funzionavano molto molto bene anche prima che facessi questa cosa. Sul Mi 5 con il firmware cinese invece, come voi ben saprete, e c'è scritto sempre nella guida che linkerò poi all'interno della recensione,
c'è un po' di lavoretto da fare, ci sono un po' di lavoretti da fare e bisogna un pochino sapere dove andare a smanettare per far sì che le notifiche delle nostre app preferite arrivino. Non ho menzionato la fotocamera perché sono sostanzialmente identiche, 2 16 megapixel con stabilizzatore ottico dell'immagine, doppio LED flash, una fotocamera frontale da 4 megapixel ma dai pixel molto grandi, audio identico, prestazioni nei giochi. Possiamo anche fare questa prova in termini di velocità di apertura, 1.7 e 1.9, andiamo ad aprire Modern Combat, ma vedrete che in sostanza di differenze non ce ne sono, come non ci sono differenze nelle prestazioni durante il gaming, quindi veramente nell'uso di tutti i giorni notare una differenza fra i due è sostanzialmente impossibile. Io sceglierei onestamente, vedete ha finito un secondo prima, che veramente viene da dire chi se ne frega, è impossibile notare questa differenza nell'uso di tutti i giorni. Cambia l'avere 128 invece di 64 GB di memoria interna, cosa che tra l'altro è successa esattamente la stessa cosa, ovvero quello accanto è morto per stanchezza, è cascato in terra senza che io gli avessi sparato. 128 GB, visto che non sono espandibili, sono sicuramente un plus non da poco rispetto ai 64 di questo smartphone. Siamo praticamente arrivati alle conclusioni e quindi io, come avete capito, vi direi comprate assolutamente la versione Pro e procuratevi o assicuratevi che ci sia il firmware italiano, perché la differenza di esperienza d'uso è notevole e se questo era tanta roba, questo è tantissima roba. Con questo intendo il firmware internazionale. Come vi dicevo, Mi 5 Pro l'ho preso su honorbuy.it, che lo vende a 489 euro, un prezzo devo dire interessante, che è comunque di un centinaio di euro più alto della versione base. La versione base intendo non questa ma quella da 32 GB di memoria interna con il clock più basso, e diciamo invece a metà strada si trova questo, che è la versione da 3 GB di RAM, 64 GB di memoria interna e clock del processore alla stessa velocità. Il fatto che il processore sia alla stessa velocità è una differenza, appunto, diciamo diminuisce ancora di più le differenze fra i due modelli. Per questa recensione di Xiaomi Mi 5 Pro è tutto. Ovviamente ho tralasciato una valanga di cose ed è per questo che dovete, se siete interessati all'acquisto di questo smartphone, andare necessariamente a vedervi la recensione originale di questo smartphone, perché lì sono andato nei dettagli per quanto riguarda batteria, fotocamera, display, eccetera, eccetera. Per questa recensione / confronto è tutto. Un saluto da Emanuele Cisotti per Android World.